Mauro Marcantoni in un articolo su Trentino, bisogna ovviamente tenere fede a questa missione storica, probabilmente rinnovarla. Nel contempo c'è da domandarsi anche chi lo fa tutto questo? È una questione di istituzioni o c'è anche qualcosa che deve provenire dal popolo, cioè c'è un qualcosa che si identifica nella popolazione e riesce a far procedere in questo senso, oppure basta che le istituzioni spingano? C'è nella società trentina un senso pieno di identità in questa autonomia, o fino a che punto c'è? O si è smarrito un po' per strada, perché è anche un interrogativo che è sorto in questi giorni. Marco, grazie. Grazie Paolo, grazie a Stella Verde e a Maurizio Fugatti che mi ha invitato a questo incontro, sono stati anche colleghi in Parlamento. Ci vuole, per rispondere subito alla domanda di Paolo Mazzovani, ti faccio rispondere. Abbiamo pochi minuti, poi dirò qualche altra cosa. Ci vogliono tutte e tre le dimensioni che Paolo ha invocato. È attraverso questo meccanismo che posso arrivare a spiegare perché la regione dalla quale provengo, poi sono trentino di origine, ma dalla quale provengo, ha 56 miliardi di euro di residuo fiscale. C'è un rapporto creditizio con lo Stato centrale che è profondamente svantaggioso e penalizzante. Questo e quindi si merita e aspira alla propria autonomia, inteso proprio tecnicamente autonomia come minore dipendenza dallo Stato centrale. Il 116 terzo comma è stato costituzionalizzato nel 2001 e offre alle regioni a statuto ordinario, che sono in pareggio di bilancio nella sostanza, di poter accedere a margini ulteriori di autonomia. Il principio è là dove le risorse e le competenze sono state utilizzate con criteri di alta redditività e alta produttività, diamo un premio con materie maggiori da gestire in autonomia. Questo è il principio, che è un principio sacrosanto, che si ispira peraltro al federalismo spagnolo. Ogni territorio ha diritto ad avere dei margini di autonomia differenti dagli altri territori. Un riferimento, visto che devo essere molto sintetico, al tema, se voi due non chiacchierate sempre da davanti, Dorigati e Fugatti, ci aiutate a fare il Dorigati, il Presidente del Consiglio oggi è boato. No, io faccio la sua vece in questo caso. A ogni territorio che ha dato buona prova di sé, dei margini di autonomia differenti rispetto a chi ha dato una prova meno buona.